Allora, il tema è scottante d'attualità e continua a far discutere tutti, e cioè Icardi alla Juventus. È un'operazione giusta o no? Intanto cominciamo a sgombrare il campo da un equivoco. La Juventus sta seriamente pensando all'ipotesi Icardi, su questo non c'è alcun dubbio. Per l'ennesima volta, per l'ennesima stagione, vi ricorderete quando si diceva lo scambio Dybala-Icardi, poi si disse la Juventus vuole investire 80 milioni per Icardi, Icardi andava in Africa e si fotografava con le zebre, tutti dicevano è un messaggio, gli interisti si preoccupavano, ecco, sembra passata un'era. Adesso Icardi è in saldo. È in saldo Icardi e in qualche modo è un po' in saldo anche la Juventus sul mercato, cioè ha bisogno dei saldi. La Juve non è più quella di qualche anno fa che diceva prendiamo un fenomeno all'anno, prendiamo prima Cristiano Ronaldo, poi prendiamo De Ligt e poi prendiamo Kulusevski, insomma no, adesso la Juventus si deve arrangiare. E su questa vicenda degli attaccanti la Juventus, vale la pena di dirlo, ha sbagliato in maniera clamorosa anche nell'ultima stagione, in maniera tanto più grave se consideriamo che poi la Juventus ha puntato su due giocatori, due attaccanti che conosceva benissimo. Non soltanto in quanto Juventus, in quanto dirigenti, ma li conosceva benissimo anche l'allenatore che ha avallato l'operazione. E allora, la Juventus ha fatto tre mosse quest'estate. Purtroppo, al momento attuale, non ne ha azzeccata una. Prima mossa, prolungare l'accordo con Morata. Sapete che Morata poteva essere riscattato, Morata sarebbe costato complessivamente 65 milioni di euro. La Juventus ne aveva pagati 10 per un prestito, ha rinnovato per altri 10 il prestito. Ovviamente Morata, che prende a sua volta 8 milioni di euro netti, in questi 2 anni alla Juventus è costato 20 milioni che ha dato all'Atletico Madrid, più circa 28 milioni che ha pagato di stipendi, quindi quasi 50 milioni di euro. È stata una mossa giusta? Purtroppo no. È stata una mossa che si poteva evitare? Assolutamente sì, Morata aveva un passato ben chiaro e che la Juventus doveva conoscere proprio perché l'aveva avuto tra le sue fila, cioè Morata è un calciatore che parte fortissimo e poi si perde, forse perché non riesce a mantenere la concentrazione, forse perché ha dei problemi magari fisici di una certa fragilità, riesce ad andare al meglio della sua performance solo per un periodo breve, ma ovunque sia andato Morata ha sempre fatto la stessa cosa, ha cominciato benissimo al Real Madrid, al Chelsea, un po' meno all'Atletico di Madrid, e poi si è perso e alla fine lo hanno mandato via perché non serviva più. Ecco, la Juventus fa un'operazione disperata l'ultimo giorno di mercato quando si rende conto che non può prendere Suarez, era rimasto solo Morata, voleva un nome, riporta a casa Morata, sapendo il rischio che correva. Fa una stagione con Morata e si ripercorrono esattamente le stesse problematiche che ha sempre avuto Morata. Parte bene, poi si ferma, poi scompare, poi si diluisce. Ecco, al momento di restituirlo all'Atletico di Madrid, Allegri dice no, teniamolo. E purtroppo si sta verificando la solita cosa, cioè Morata non è uno che non fa gol, fa un po' di gol ma li fa poco e non è una risorsa su cui contare. Costantemente, magari passa un periodo di grande brillantezza e poi scompare, si fa male, è poco incisivo, è poco determinato, va in panchina, poi ritorna. Insomma, è un attaccante, se mi consentite, di complemento. È un attaccante che va benissimo se c'è un centravanti titolare, poi lui ogni tanto entra, fa qualche partita, altre sta fuori. Secondo ruolo della Juventus, Ken. Anche qui stessa situazione di Morata. La Juventus lo conosceva, la Juventus sapeva che problemi aveva Ken, lo conosceva bene Allegri. Malgrado questo, la Juventus spende 38 milioni perché ne sbaglia e sbaglia tanto più gravemente perché sapeva che tipo di giocatore si riportava a casa. Anche qui un giocatore, come si dice, rapsodico, che in certi momenti fa delle cose fantastiche, ma poi entra in una bulia, a volte anche fastidiosa, per come si atteggia in campo e che lo portano pian piano a rimanere ai margini. Lo ha fatto anche lui con tutte le squadre precedenti, con la Juventus, squadre che poi sono venute dopo la Juventus. Il terzo errore a questo punto è Caio Jorge. Perché diciamo errore? Perché l'ha pagato 9 milioni di euro, una cifra ragionevole, perché è un talento, ma perché in questo momento non ha dato nulla
ancora alla causa. Quanto ci sarebbe stato bisogno di scoprire che Caio Jorge invece era un giocatore brillante, capace subito di entrare, di fare qualche gol, di regalare qualche lampo? Non c'è stato. Magari ha bisogno, ed è comprensibile, di un anno di tempo, però insomma questa operazione oggi non ha dato alcun contributo alla causa della Juventus. E veniamo ai Icardi. Che cos'è Icardi poi sostanzialmente? È il saldo dell'ultima ora. È il giocatore che si è perso un po' nell'anonimato, ma che aveva dimostrato grandi qualità. È un quadro che una volta era bellissimo, al centro del Museo Nerazzurro, e che adesso sta un po' in soffitta a Parigi. E il punto diventa, ma si può investire su Icardi? La risposta la sappiamo tutti. Investire una cifra importante? Assolutamente no. Abbiamo visto cosa è successo a Icardi ancora recentemente, quando ha avuto i suoi problemi sentimentali. Icardi ha fatto capire all'universo mondo che per lui nel calcio contano sì le partite, allenarsi, giocare, ma conta molto di più stare attaccato a Vandanara. Quando Vandanara ha capito che lui la stava tradendo, la stava per tradire, sono cose irrilevanti, insomma, quando Vandanara l'ha messo alla porta o si è messa alla porta tornando a Milano, Icardi ha perso la testa, non si è presentato agli allenamenti, ha fatto delle cose di una gravità inaudita. Poi sembra essere tornato il sereno. Allora, date queste premesse, uno dice, ma assolutamente non portiamo alla Juventus un soggetto così. Vero, giusto. La domanda che però io pongo è, può permettersi la Juventus di non correre questo rischio? Dopo tutti i rischi che ha corso scientemente, puntando appunto per esempio su Kane, di cui sappiamo benissimo caratteristiche e limiti, insistendo con Morata, la Juventus può permettersi di dire, tra non portare a casa nessuno o portare a casa un calciatore, un attaccante che però deve essere capace di conoscere il campionato, di fare subito gol, e provare qualche mese Icardi, ecco, la Juventus può permettersi di dire no, io questa pista non la seguo? Io personalmente credo che, malgrado tutti i rischi connessi con Icardi, malgrado il fatto che l'operazione possa andare in porto felicemente da gennaio-giugno soltanto per il 30% delle sue possibilità, beh, valga la pena di tentare. Perché? Beh, intanto perché Icardi teoricamente dovrebbe avere ancora voglia di giocare a pallone, e in questo momento è una riserva, però è anche la riserva di Mbappé, di Neymar, cioè è uno che nella Juventus attuale probabilmente potrebbe essere titolare. Secondo, Icardi avrebbe una funzione tattica importante in una Juventus un po' anarchica, piena di giocatori che partono da lontano ma in area di rigore ci stanno troppo poco. Pensate a Chiesa, lo stesso Morata, Dybala, Kulusevski. Non c'è mai nessuno che staziona in quella maledetta o benedetta area di rigore. Beh, Icardi intanto lo metti lì. Terzo luogo, è un'operazione che può costare all'ordo la Juventus per 5 mesi, da gennaio a giugno, diciamo venendo a metà gennaio fino a metà giugno, 6 mesi se vogliamo, potrebbe costare 8-9 milioni di euro. Sì, è un momento difficile. Però, se Icardi, senza obbligo di riscatto, in quel 30% di possibilità, non dico che torni Icardi che nell'Inter segnava 29 gol in 34 partite, ma fosse uno che porta a casa i suoi 8-9 gol in mezza stagione, beh, quegli 8-9 gol potrebbero permettere alla Juventus di andare magari in zona Champions League, cosa che non è assolutamente certa in questo momento. Lo so cosa pensano in tanti, e lo penso anch'io. Se prendi Icardi, prendi un pacchetto, ti prendi Vandanara, ti prendi le foto scosciate di Vandanara, ti prendi Icardi che sta mezzo nudo nel letto con Vandanara, tutte cose che danno fastidio a tutti e soprattutto agli juventini, che hanno sempre avuto molta attenzione per una certa sobrietà nel comportamento. Però se davvero in questa situazione difficile per la Juventus il Paris Saint-Germain dicesse pagategli lo stipendio per 6 mesi, e se davvero Icardi, cosa non del tutto scontata, accettasse di rimettersi in discussione, perché c'è anche l'ipotesi che lui che prende 10 milioni di euro al Paris Saint-Germain dica, ma io sono qui ancora per altri 2 anni, sto sotto la Torre Eiffel e non mi voglio muovere. Ma se Icardi dicesse sì e dimostrasse di voler dire ancora qualcosa di importante nel calcio, beh, un Icardi in saldo, tutto sommato, sotto Natale, potrebbe essere una buona alternativa per una Juventus che in questo momento davvero, a livello di idee sugli attaccanti, è sembrata molto troppo lontana da avere qualche brillante intuizione. Grazie.